Carlo, tu hai cominciato come aiuto regista con Monicelli, cioè hai cominciato col fratello, con tuo zio, praticamente. E so che ti che cos'era? L'Armata Brancaleone? No, il fu un film che si chiamava Dove è morto la nonna, che nessuno conosceva, che si sa. Poi dopo ho fatto Brancaleone le crociate, ho fatto Amici miei, ho fatto Romanzo Popolo, ho fatto dei grandi film con Mario. Era cattivissimo. Ecco, so che ti trattava malissimo, come è giusto che sia. Sì, e lui poi era un tenente colonnello di cavalleria, quindi c'aveva quella... durezza. Sì, lui era militare anarchico, sì, era un strano personaggio. Però lui lo faceva per forgiarmi, quindi io tornavo a casa, piangevo perché lui mi trattava male, però siccome mi richiamavo perché mi servivo, perché pensava che ero bravo. Però è stata una scuola formidabile quella di Mario, perché era... e c'era una cosa meravigliosa che lui mi disse una volta, stavamo girando proprio questo primo film e pioveva, e lui non girava. E a un certo punto per rifugiarsi dalla terra siamo finiti in una macchina, io e lui, io poi avevo 17 anni, anche intimidito, anche se lo conoscevo, ma però ero intimidito da non c'è. E lui dopo un'ora, che però non si, proprio non è che dice facciamo un altro programma, pensavo, no, stava lì così, nel vuoto, in silenzio. A un certo punto mi ha detto, ci ricordati una cosa, questo insegnamento che bisognava captare, perché lui non insegnava niente, dovevi captare quello che facevo. In questo mestiere meno ti arrangi, e più ti paga. E dopo non ha parlato più, quindi voleva dire che lui sarebbe stato lì anche 3 giorni se la pioggia non c'era quel sole che voleva, e per questo infatti Monicelli era considerato un grandissimo regista, intransigente, e quindi lo rispettavano, questo alzava il suo cachet, alzava la sua fama di grande regista. E quello fu un piccolo primo insegnamento che io però non ho, io mi arrangio invece, cerco di... No, sei buono, sei buono. Notoriamente buono e notoriamente adattabile anche a situazioni difficili, come è spesso il cinema. Però Monicelli aveva qualcosa che poi dopo mi ha raccontato dopo, che lui aveva un'impazienza con gli attori, tant'è vero che nel rapporto, parlando di mio padre, quando loro facevano la regia insieme, uno dice ma come fanno due registi a lavorare insieme? Mario si occupava più della parte tecnica, metteva carrelli, cose che poi era bravissimo come tecnico, e papà invece si dedicava agli attori, aveva più pazienza, amava di più gli attori. Tant'è vero che poi quando ho fatto i film con Mario, non, mi ricordo una grande lite tra le dune di Brancaleone le Crociate in Algeria, in un posto lontanissimo, perché Gassman aveva appena fatto slalom con Luciano Salcio, si era ammalato, credo, di una specie di come si chiama, quella malattia che si prende quando una malattia intestinale molto forte. No, era... vabbè, adesso non lo ricordo, ma comunque era terrorizzato di prenderla, quindi anche lì eravamo, meno del raggio che ti pagano, eravamo in mezzo a una bufera da 3 giorni, e a un certo punto Gassman dice, ma perché non torniamo a Roma? Questa cosa Mario la facciamo a Roma, allora fece una scenata, perché tu sei un cretino, tu vuoi andare al bolognese a mangiare con quei tuoi amici lì, stiamo qui finché non finisce la bufera. Una scenata a Brancaleone, il suo Monicelli che l'ha mandato a fare, a quel paese, Brancaleone, fu abbastanza impressionante.